100 curiosità su Steven Universe Future. Solo che non sono 100, perché dopo tutto Steven Universe Future è una serie un tantino corticella. Ma andiamo avanti, dalla prima. Oh, è l'ultima volta che faccio un video del genere, questa cosa mi spezza il cuore. Un episodio scartato parlava della storia di Rodonite. Sul retro della lavatrice di Steven c'è un biglietto che dice: Peridot, ti prego, smettila di rubare pezzi dei nostri elettrodomestici, ci servono. Nel frigo di Steven c'è ancora un cookie cat. Nel primo episodio Steven dice di iniziare sempre dalle orecchie, nell'ultimo episodio le gemme lo ricordano ancora. La prima volta che Steven incontra Peridot, lei chiede quanti Steven ci siano sulla Terra, ma l'ultima volta che si parlano, Peridot dice che non ci sarà mai un altro Steven sulla Terra. Bismuth è la più crystal gem di tutte, lo dice Steven e lo dice anche Bismuth spingendo Steven sulla pista di pattinaggio davanti alla scritta vietato spingere. Steven si sente ancora a disagio nel lasciare che Diamante Bianco gli tocchi la gemma. Nel finale di Steven Universe si notano vari riferimenti a Gravity Falls. In un episodio cancellato, Peridot racconta miti sull'origine del pianeta natale. Nel libro sul significato dei sogni, l'ananas significa che presto sarà tutto risolto. Il delfino che salta significa avere bisogno di esprimere i propri sentimenti, ma non ho trovato nulla sui tacchi o sui giganti. Nell'ultimo episodio Steven dice di voler visitare tutti e 39 gli stati degli USA. Ma nel mondo reale sono 50 e non sono mai stati 39. Beh, però sono solo 39 gli stati che hanno accettato il matrimonio omosessuale. Nell'episodio A Very Special Episode potete vedere che Peridot sta girando il suo show personale. Sempre in A Very Special Episode Perla fa i complimenti a Cipollo, che ha con sé un ammasso di capelli e chiede: ma di chi sono? Chissà da dove li aveva presi, giusto nell'episodio precedente. Connie che studia un riferimento al chili pop lo-fi e ai sospiri del mio cuore. Rebecca ha pensato di fare Steven Universe Future dopo essere stata in terapia per un trauma subito da bambina. Non ha rivelato quale. Sono fatti suoi. L'episodio I Am My Monster è la prima volta che vediamo Lapis piangere. Cioè, volontariamente. Cioè, spontaneamente, perché lei sta piangendo e nessuno la sta costringendo con un potere. Negli ultimi tre episodi la doppiatrice originale di Bismuth è stata sostituita da un'altra. Cert e Selce, le due gemme che Giallo rimette in sesto, erano state scartate dalle off-color, come detto nel podcast ufficiale. Giada Limone appare nella Sala del Trono. Il cantante di Mr. Universe è un riferimento a David Bowie. Cartoon Network non voleva che Steven Universe fosse una serie con una trama continuativa, voleva singoli episodi a sé stanti, una serie antologica. Poi, dalla metà della seconda stagione, vista la richiesta, chiese a Rebecca di fare gruppi di episodi continuativi. In Steven Universe Future, il network chiese di nuovo episodi a sé stanti e impose che non ci fossero trame continuative. Già. Solo ora è stato rivelato che Rebecca, già prima dell'inizio della prima stagione, aveva previsto una mappa alternativa di tutto il mondo. Anche nei piccoli particolari. Per esempio, voleva che Hollywood fosse in Kansas e non a Los Angeles, perché nel mondo di Steven Universe Walt Disney non lasciò mai la Lafogram e quindi non andò mai a Los Angeles. Ed è per questo che Jamie, il postino, vuole fare la star in Kansas. Inoltre, fra un episodio e l'altro, venne scritto tutto ciò che non accadeva su schermo, in particolare le conversazioni tra le gemme parlando di Steven. Il film di Steven Universe fu un macello in fatto di organizzazione. Rebecca vide decine di film musical tratti da serie TV in cerca di un esempio da seguire e alla fine scelse In viaggio con Pippo. Ed è per questo che Future finisce con l'inizio di un viaggio, proprio come quello di In viaggio con Pippo. Prima di Future non esisteva nessun cartone animato o serie live action che avessero mai raccontato in una stagione solo ed esclusivamente le conseguenze della serie originale e non una nuova avventura. Larimar è stata modificata radicalmente rispetto alla serie originale dove era già apparsa. Di certo avrete notato la canzone riferimento a Mary Poppins, ma forse non sapete che anche se siamo in America, quel merlo della canzone è un merlo europeo e non americano. Questo non è un errore. È una citazione a Mary Poppins, che era ambientato a Londra, ma appariva un pettirosso americano, non europeo. Lapis che attacca alle gemme è un riferimento ad Avatar e a Ursula. È stato confermato che Peridot è asessuale e che effettivamente rappresenta varie forme di autismo. La canzone di Steven per Connie contiene citazioni sia a Greg che a Rubino. Quando Steven si presenta fa un lungo elenco di nomi, tutte citazioni alla serie originale. La scena della cura di Jasper è un riferimento al primo episodio, c'è un vero e proprio parallelismo. Effettivamente la redenzione dei diamanti è iniziata grazie a questo tizio che ha scritto questa canzone.
Cavolo. I nomi di tutte le gemme nuove che appaiono in Future sono stati rivelati fuori dalla serie. Quindi Berillo Rosso, Bixbite, Cert, Larimar, Merletto Pazzo, Megaperla, Spudomene, Tormalina Anguria, Selce e tantissime altre. La trama di Future è ispirata a un libro chiamato Come i traumi infantili influiscono sulla salute per tutta la vita, scritto da Nadine Burki Harris. Spero si pronunci così. Il mostro Steven è ispirato a Godzilla e ad altri kaiju giapponesi. Ricordate che nelle 100 curiosità su Steven Universe c'era una curiosità sul fatto che l'intera trama fosse ispirata alla Bella Addormentata? Beh, può essere che anche Future ne faccia parte, con Steven che a 16 anni subisce le conseguenze della maledizione, si addormenta, ma viene svegliato dal bacio del vero amore. Com'è possibile che Rubino e Zaffiro non avessero previsto il rifiuto di Connie? Ce lo dice la Sugar spiegando che Rubino è una romanticona esaltata e che Zaffiro ha imparato a dare sempre spazio ai propri sentimenti. Avete notato che in tutta la serie, Future compreso, Garnet non fa mai più una singola domanda dopo aver scoperto di essere la risposta? Questa forse doveva essere della serie normale, ma va bene, non avete mai notato che da quando Sadie viene ferita sull'isola per tutta la serie ha la stessa cicatrice? Cioè, tutti un po' l'avevano notata, però ho scoperto che c'è gente che ha recuperato Steven Universe recentemente e non se ne è mai accorto ed era carino dirlo in un video del genere. Avete presente quando Garnet si dispera? Perché la sua visione del futuro l'ha ingannata? Ricordate che Quarzo Rosa aveva la pelle color carne? E le altre Rose Quartz che appaiono hanno tonalità meno umane, compresa quella identica a lei. Questa scena è un riferimento a Il ladro e il ciabattino, film che Rebecca Sugar conosce molto bene. E anche voi dovreste. Proprio perché Steven è adolescente, ci sono diversi parallelismi tra Steven e Lapis. La gemma di quarzo ciliegia nel mondo reale rappresenta le nuove possibilità per il futuro, l'inizio di una nuova vita, ma soprattutto un futuro più luminoso. Curioso che abbiano scelto proprio lei per iniziare Future. Il televisore dei due scarabei è un cellulare. Il primo personaggio di Steven Universe a parlare è Steven, l'ultimo è Steven. Ma in Future, invece, l'ultima è Perla. Dopo l'episodio Volleyball non è più possibile vedere l'occhio di Perla Rosa. L'ultimo episodio del 2019, ovvero l'ultimo del decennio, è anche l'ultimo in cui appare lo scudo di Steven. L'episodio Fragments era pensato per la serie originale all'inizio. E alla pista di pattinaggio, il bagno è unisex. E beh, quindi come pensavi di dirlo? Eh beh, è orribile da dire, ma le curiosità sono solo 50 perché è una serie di 20 cazzo di episodi. Io come faccio a trovare 100 curiosità su 20 episodi? Però tutti si aspettano che ne trovi 100. È proprio una merda. Che si fa in queste situazioni? Rimandiamo le precedenti 50. Come fai a rimandarle? Non riesci a trovare un'altra 50. Le stesse 50 di prima. Vuoi sfidarmi? Un episodio scartato parlava della storia di Rodonite. Sul retro della lavatrice di Steven c'è un biglietto che dice: Peridot, ti prego, smettila di rubare pezzi dei nostri elettrodomestici, ci servono. Nel frigo di Steven c'è ancora un cookie cat. Nel primo episodio Steven dice di iniziare sempre dalle orecchie. Nell'ultimo episodio le gemme lo ricordano ancora. La prima volta che Steven incontra Peridot, lei chiede quanti Steven ci siano sulla Terra, ma l'ultima volta che si parlano, Peridot dice che non ci sarà mai un altro Steven sulla Terra. Bismuth è la più crystal gem di tutte, lo dice Steven e lo dice anche Bismuth spingendo Steven sulla pista di pattinaggio davanti alla scritta «Vietato spingere». Steven si sente ancora a disagio nel lasciare che Diamante Bianco gli tocchi la gemma. Nel finale di Steven Universe si notano vari riferimenti a Gravity Falls. In un episodio cancellato, Peridot racconta miti sull'origine del pianeta natale. Nel libro sul significato dei sogni, l'ananas significa che presto sarà tutto risolto. Il delfino che salta significa avere bisogno di esprimere i propri sentimenti, ma non ho trovato nulla sui tacchi o sui giganti. Nell'ultimo episodio Steven dice di voler visitare tutti e 39 gli stati degli USA. Ma nel mondo reale sono 50 e non sono mai stati 39. Beh, però sono solo 39 gli stati che hanno accettato il matrimonio omosessuale. Nell'episodio A Very Special Episode potete vedere che Peridot sta girando il suo show personale. Sempre in A Very Special Episode Perla fa i complimenti a Cipollo, che ha con sé un ammasso di capelli e chiede: ma di chi sono? Chissà da dove li aveva presi giusto nell'episodio precedente. Connie che studia un riferimento al Chili Pop, Lo-Fi e ai sospiri del mio cuore.
Rebecca ha pensato di fare Steven Universe Future dopo essere stata in terapia per un trauma subito da bambina. Non ha rivelato quale. Sono fatti suoi. L'episodio I Am My Monster è la prima volta che vediamo Lapis piangere. Cioè, volontariamente. Cioè, spontaneamente, perché lei sta piangendo e nessuno la sta costringendo con un potere. Negli ultimi tre episodi, la doppiatrice originale di Bismuth è stata sostituita da un'altra. Cert e Selce, le due gemme che Giallo rimette in sesto, erano state scartate dalle off-color, come detto nel podcast ufficiale. Giada Limone appare nella Sala del Trono. Il cantante di Mr. Universe è un riferimento a David Bowie. Cartoon Network non voleva che Steven Universe fosse una serie con una trama continuativa, voleva singoli episodi a sé stanti, una serie antologica. Poi, dalla metà della seconda stagione, vista la richiesta, chiese a Rebecca di fare gruppi di episodi continuativi. In Steven Universe Future, il network chiese di nuovo episodi a sé stanti e impose che non ci fossero trame continuative. Solo ora è stato rivelato che Rebecca, già prima dell'inizio della prima stagione, aveva previsto una mappa alternativa di tutto il mondo, anche nei piccoli particolari. Per esempio, voleva che Hollywood fosse in Kansas e non a Los Angeles, perché nel mondo di Steven Universe Walt Disney non lasciò mai la Lafogram e quindi non andò mai a Los Angeles. Ed è per questo che Jamie, il postino, vuole fare la star in Kansas. Inoltre, fra un episodio e l'altro, venne scritto tutto ciò che non accadeva su schermo, in particolare le conversazioni tra le gemme parlando di Steven. Il film di Steven Universe fu un macello in fatto di organizzazione. Rebecca vide decine di film musical tratti da serie TV in cerca di un esempio da seguire e alla fine scelse In viaggio con Pippo. Ed è per questo che Future finisce con l'inizio di un viaggio, proprio come quello di In viaggio con Pippo. Prima di Future non esisteva nessun cartone animato o serie live action che avessero mai raccontato in una stagione solo ed esclusivamente le conseguenze della serie originale e non una nuova avventura. Larimar è stata modificata radicalmente rispetto alla serie originale dove era già apparsa. Di certo avrete notato la canzone riferimento a Mary Poppins, ma forse non sapete che anche se siamo in America, quel merlo della canzone è un merlo europeo e non americano. Questo non è un errore, è una citazione a Mary Poppins, che era ambientato a Londra, ma appariva un pettirosso americano, non europeo. Lapis che attacca alle gemme è un riferimento ad Avatar e a Ursula. È stato confermato che Peridot è asessuale e che effettivamente rappresenta varie forme di autismo. La canzone di Steven per Connie contiene citazioni sia a Greg che a Rubino. Quando Steven si presenta fa un lungo elenco di nomi, tutte citazioni alla serie originale. La scena della cura di Jasper è un riferimento al primo episodio, c'è un vero e proprio parallelismo. Effettivamente la redenzione dei diamanti è iniziata grazie a questo tizio che ha scritto questa canzone. Cavolo. I nomi di tutte le gemme nuove che appaiono in Future sono stati rivelati fuori dalla serie, quindi Berillo Rosso, Bixbite, Cert, Larimar, Merletto Pazzo, Megaperla, Spudomene, Tormalina Anguria, Selce e tantissime altre. La trama di Future è ispirata a un libro chiamato Come i traumi infantili influiscono sulla salute per tutta la vita, scritto da Nadine Burki Harris. Spero si pronunci così. Il mostro Steven è ispirato a Godzilla e ad altri kaiju giapponesi. Ricordate che nelle 100 curiosità su Steven Universe c'era una curiosità sul fatto che l'intera trama fosse ispirata alla Bella Addormentata? Beh, può essere che anche Future ne faccia parte, con Steven che a 16 anni subisce le conseguenze della maledizione, si addormenta, ma viene svegliato dal bacio del vero amore. Com'è possibile che Rubino e Zaffiro non avessero previsto il rifiuto di Connie? Ce lo dice la Sugar spiegando che Rubino è una romanticona esaltata e che Zaffiro ha imparato a dare sempre spazio ai propri sentimenti. Avete notato che in tutta la serie, Future compreso, Garnet non fa mai più una singola domanda dopo aver scoperto di essere la risposta? Questa forse doveva essere della serie normale, ma va bene, non avete mai notato che da quando Sadie viene ferita sull'isola per tutta la serie ha la stessa cicatrice? Cioè, tutti un po' l'avevano notata, però ho scoperto che c'è gente che ha recuperato Steven Universe recentemente e non se ne è mai accorto ed era carino dirlo in un video del genere. Avete presente quando Garnet si dispera perché la sua visione del futuro l'ha ingannata? Ricordate che Quarzo Rosa aveva la pelle color carne? E le altre Rose Quartz che appaiono hanno tonalità meno umane, compresa quella identica a lei. Questa scena è un riferimento a Il ladro e il ciabattino, film che Rebecca Sugar conosce molto bene. E anche voi dovreste. Proprio perché Steven è adolescente, ci sono diversi parallelismi tra Steven e Lapis. La gemma di quarzo ciliegia nel mondo reale rappresenta le nuove possibilità per il futuro, l'inizio di una nuova vita, ma soprattutto un futuro più luminoso. Curioso che abbiano scelto proprio lei per iniziare Future. Il televisore dei due scarabei è un cellulare
Il primo personaggio di Steven Universe a parlare è Steven, l'ultimo è Steven. Ma in Future, invece, l'ultima è Perla. Dopo l'episodio Volleyball, non è più possibile vedere l'occhio di Perla Rosa. L'ultimo episodio del 2019, ovvero l'ultimo del decennio, è anche l'ultimo in cui appare lo scudo di Steven. L'episodio Fragments era pensato per la serie originale all'inizio. E alla pista di pattinaggio, il bagno è unisex. Oh, qualcuno davvero è arrivato ad ascoltare questo video fino a questo punto? No, dai, ammettetelo che l'avete skippato per forza. Vabbè, comunque, è così che si conclude questo video. Lo so di essere stata una delusione, ma volevo fare 100 curiosità anche su Future, come l'ho fatto con Steven Universe, il film, ma... mi dispiace. La vita è dura. Non dovevo dirlo, scusa. Oh, se avete visto il video fino a questo punto, imbrogliate tutti quanti gli altri, ok? Se avete ascoltato tutto quanto questo, mettete nei commenti un minutaggio a caso dicendo «Oh mio Dio, non ci avrei mai creduto!» con un minutaggio più alto rispetto alle prime 50 curiosità, così la gente si aspetta che ce ne siano altre 50. Magari inventatevi anche curiosità, facciamo qualcosa di orribile. Sì, sembra un'ottima idea. Che cosa mai potrebbe andare storto? Mica mi odiano. Secondo voi il video è clickbait? Che l'hai segnalato in massa. Nah, non è aprile, non mi abbattono il canale stavolta. Aprile è ogni mese dell'anno, se sei abbastanza sfigato. E tu lo sei. Non era pasta, erano le mie ossa, eh.